Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Volevo terminare con questo video, l'esperimento sul bambù. Allora, se avete visto il video scorso, uno degli ultimi video che ho pubblicato, vi ho parlato del pellet di bambù. Questo è stato realizzato da una ditta specializzata, è composto al 50% da bambù e il 50% da legna, segatura di legna. Questo è il cippato di bambù che ho fatto io. Ora mi mancava soltanto questo video per terminare la serie sul test di bambù, ovvero il test con la pirolisi attraverso questa piccola stufetta da campeggio. Avete già visto in altri video, l'ho utilizzata a lungo, mi sono divertito molto con questa, ho imparato molte cose. Dopo la sigla vedremo la combustione col pellet di bambù. Prima di tutto vedremo uno spezzone del video scorso dove avevo provato il cippato di bambù e vi assicuro che i risultati, almeno col cippato, sono stati eccezionali. Adesso proviamo col pellet. Rieccoci sul canale. Allora vi scrivo qui in sovrimpressione da quale minuto in poi potrete vedere il test con il pellet di bambù. Partiamo adesso con lo spezzone del video che avevo fatto, un po' accelerato però, per non farvi perdere tempo con il cippato, e ci ritroviamo dopo con il pellet. Mi sono spostato un po' perché sono controvento, anzi mi giro proprio perché il vento va da parte mia. La parte superiore si sta cominciando ad annerire, scoppietta al giusto. Ecco, ha preso fuoco qualche legnetto di quelli grandi. Vedete il fumo sulla sinistra? Si è formato uno strato di fumo all'interno. Questo non l'avevo visto con l'incippato, eh. Questo strato di fumo interno mi è nuovo. C'è anche da dire che il cippato forse era leggermente meno come quantità, però è un fumo particolare. Dai fori sopra comincia a esserci corrente d'aria, ecco, comincia un accenno di pirolisi da uno di quelli davanti a me. Interessante, perché questi risultati col cippato normale non li avevo ottenuti, ma neanche col nocciolino. Ecco, qualche foro superiore ha cominciato a prendere. Interessante questa cosa qui, guardate. Vedete il fumo? Rimane lì in stasi, fermo, però ho la fiamma dai fori, un inizio di pirolisi dai fori superiori. Ovviamente il vento mi segue, sì, ha preso dai fori superiori, abbiamo un inizio. La fiamma non è bellissima, ma c'è da dire che rispetto ai test che avevo fatto prima, nel video precedente, lì ero in casa per il 90% delle volte. Ora sono all'aperto, ecco, comincia, eccola qui. Eccola qui, mi allontano un attimino, ecco la fiamma, ora ovviamente è disturbata dal vento, ma interessante il bambù, mi sta dando come risultato un po' meno di ciò che ho avuto col pellet, che è il top, il massimo, è assolutamente meglio del cippato di legna normale e del nocciolino. Guardate che bella che è, cerco di spostarmi così, ecco. Copro la fiamma dal vento, vedete già va un pochino meglio, eccola lì. Il fumo all'interno c'è ancora, mi avvicino con lo zoom perché diversamente non posso fare, ma è molto meno rispetto a prima. La parte di destra non sembra interessata dalla fiamma della pirolisi, invece i tre quarti sì. Ecco qui, questa è una bella fiamma, eh. E per tre quarti, molto interessante. Bene, il bambù fino a questo momento è una piacevole scoperta. Ecco, la parte interna, il materiale si sta carbonizzando, mi avvicino sempre con lo zoom, vi faccio vedere, si sta consumando in realtà. Dunque la parte polverosa, quella più sottile, è già andata persa, non c'è più. Ci sono rimasti i legnetti, vedete, in assenza di vento è una bella fiamma, eh. Materiale all'interno si consuma in fretta, abbiamo qualche minuto d'autonomia e se ci pensate il bambù per chi lo può coltivare è una buona soluzione fino a questo punto. Ecco, la fiamma è praticamente terminata. Ecco, allora con questo quantitativo di bambù ho avuto la fiamma accesa forse per una decina di minuti. Diciamo che è stata una piacevole sorpresa, è bambù puro, è secco, è asciutto, è un cippato di bambù.
Ecco, la pirolisi è terminata, mi avvicino, vediamo il biocer, sarebbe la rimanenza della combustione ricca di anidride carbonica che ha immagazzinato. Questa, come vi dicevo nell'articolo e anche nel video, ovviamente non in questi quantitativi ma fatta a livello serio, ciò che rimane è un carbone vegetale che si può interrare nel terreno e far diventare concime o bruciare nuovamente. Ecco qua, adesso cominciamo col pellet di bambù. Allora, se vi ricordate, l'avevo provato in caldaia e ha funzionato benissimo, è partito bene, non ha fatto fumo, non ha fatto puzza e mi è piaciuto molto. Ora semplicemente lo mettiamo dentro la stufetta pirolitica. Se tanto mi dà tanto, sono sicuro ci sarà una fiamma bellissima. Sono all'aperto, non ho problemi né di CO né di CO2. Mi raccomando, se la utilizzate in casa, utilizzate sempre una canna fumaria e dotatevi di un rilevatore di monossido di carbonio, di CO. Viene sprigionato, nonostante tutto ciò che si dice in giro, del monossido di carbonio, quindi è importante prendere precauzioni e non utilizzarlo così a fiamma libera, perché ci si fa male. Ecco qua, lo uso centellinato perché in realtà ne ho poco, mi serviva solo come test. Guardate dove sono arrivato, sono al bordo del braciere interno. Ho lasciato liberi i fori da cui poi partirà la pirolisi. Sposto tutto, ecco qua, innesco sempre con un po' di alcol. Ecco qua, è partito. Dunque inizierà a bruciare l'ossigeno che c'è dentro, l'alcol ovviamente, e comincerà a bruciare la parte superficiale del pellet. Ricordo che è pellet di bambù, non è un pellet normale. Non so il potere calorifico, non so il costo al quintale. Mi è arrivato soltanto in test, quindi ringrazio chi me lo ha inviato, giusto per vedere un po' come funziona. Poi gli aspetti commerciali e tecnici non li so, non li conosco e non è il mio campo. Non sono un commerciale. Cominciano ad annerirsi i chicchi superficiali. La fiamma ha preso subito, almeno i pellet, quello superficiale, vedete, mi avvicino, comincia la fiamma. Ora si deve bruciare il gas che c'è all'interno. Dopodiché, se va tutto bene, secondo quanto ho previsto, dovrebbe cominciare la fase pirolitica. Con questa stufetta ho fatto un po' di test con del cippato fatto di legna normalissimo, con del pellet acquistato e con del nocciolino e addirittura con delle ghiande. Allora, con il pellet acquistato è fenomenale, è eccezionale, ecco perché penso che vada bene anche con questo, però è un pellet acquistato, quindi ha il suo costo. Col cippato che ho fatto io di legno non ha funzionato e la cosa mi è dispiaciuta parecchio. Ecco, guardate, sta cominciando a prendere effetto pirolitico, vedete le fiamme escono dai fori superiori, non dal centro del braciere, quindi si è innescato nel giro veramente di 2-3 minuti. Adesso il tempo che prende, poi mi allontano. Vi dicevo, col cippato non mi sono trovato bene, col nocciolino è stato un fallimento totale, è arrivato il gatto, ho sentito il calore, è andato via. E di fatto mi sono trovato bene sinora soltanto con il pellet, quello di legna, con il cippato di bambù sono trovato veramente bene, ma bene bene. Con le ghiande ho avuto un discreto risultato. Mi allontano, c'ho il vento contro. Con le ghiande mi è piaciuto perché erano ghiande e rametti. È veramente un combustibile a costo zero, lo si trova per strada. La resa è quella che è, la stufetta è piccolina. A me serviva solo come fase di studio, di sicuro non ci scaldo una casa con questo. Ci sono persone che invece hanno fatto delle stufe pirolitiche artigianali, hanno fatto dei lavori egregi. Non è questo il mio caso, questa è acquistata, costa 30 euro. Se vi interessa vi lascio giù il link e serve solo per fare esperimenti. Questa è utilizzata in campeggio per cucinare. Si può mettere all'interno del pellet, oppure si possono mettere delle cialde fatte apposta che hanno un potere calorifico abbastanza elevato, si appoggia sopra la pentola e si cucina. È una bella fiamma, eh? La pirolisi si è attivata completamente al 100%, la giro piano piano, cerco di farvi vedere un po' come funziona. Ecco, mi avvicino, tutti i fori della parte superiore sono interessati dalla pirolisi. All'interno il pellet sta cominciando ad annerirsi, mi avvicino, spero di riuscire a farvelo vedere tra una fiamma e l'altra. Ecco, vedete, è una gran bella fiamma, eh? Non avevo dubbi che questo tipo di pellet andasse bene con la pirolisi, perché è andata bene anche in caldaia, ha preso subito. È un prodotto da sviluppare secondo me, infatti poi lo dirò al produttore, a chi me l'ha fornito in test, che è un prodotto davvero valido.
una gran bella fiamma e quasi quasi mi sono pentito di averlo acceso fuori, potevo accenderlo nel camino, almeno recuperava un po' di calore sui fasci tubieri e vabbè, pazienza. Bene, chiudo qui e ci rivediamo quando la fiamma sta per terminare, così chiudiamo il video. Allora, devo essere sincero, sono passati altri 3-4 minuti da quando ho chiuso, pensavo che durasse meno, ma vedo che ancora è molto bella la fiamma. Quindi le conclusioni del video le faccio su queste immagini qui, tanto è la cosa migliore secondo me. Allora, pellet di bambù, bambù in generale, mi sono trovato benissimo col cippato, mi sono trovato male a fare il cippato come vi dicevo, però mi è arrivato il bambù fresco da un metro, canne molto più lunghe, quindi riuscirò a lavorarle sicuramente meglio col mio cippatore, perché le infilo dalla tramoggia laterale dove posso affettarle fino a un certo punto ovviamente, però essendo di bambù verde, cioè morbido, sicuramente il risultato sarà migliore rispetto al tipo aghiforme che mi è venuto fuori l'ultima volta. Mi sono trovato male da quel punto di vista, tant'è che in caldaia quel cippato non va. Il cippato di bambù secco è andato benissimo per la pirolisi, il pellet, che vi ricordo è fatto al 50% tra bambù e legna, è andato benissimo in caldaia ed è eccezionale, vedo anche con la pirolisi, guardate che durata che ha. Sono passati altri 3-4 minuti buoni buoni, in totale saranno già un 10 minuti che va, non accenna a terminare. Quindi tiro un po' le conclusioni, non ho terminato i test col bambù, come vi dicevo, appena il tempo migliorerà lo macinerò nuovamente il mio biotrituratore e poi lo farò essiccare, perché dal momento che è verde non lo posso bruciare, all'interno del mio camino, all'interno di questi contenitori li riempio di cippato di bambù, faccio asciugare in qualche modo e riprovo poi i test sia in caldaia che qui con la stufetta pirolitica. Quindi vedrete ancora un video sicuramente sul bambù. Bene, su queste immagini io vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto cordialmente, vi chiedo un like e di iscrivervi al canale se vi fa piacere, se vi piacciono gli argomenti che tratto. Troverete anche un approfondimento sul blog. Rinnovo i saluti e ci vediamo la settimana prossima.